Buonasera carissimi amici, ben ritrovati a MasterChef in questa serata del martedì MasterChef Green. Ormai lo sapete, puntata affidata ad un amico che questa sera ci porterà in Egitto, ci porterà in Egitto perché lui, grande viaggiatore, grande conoscitore di moltissimi mondi, viaggia nel tempo a ritroso. Ecco a voi Cristo. Buonasera. Buonasera Cristo, allora, buonasera MasterChef Green. MasterChef Green, rigorosamente vegetariano. Io ti consegno la rosa di Cleopatra, la rosa. Mi tengo il mio scettro da faraone. Da faraone. Perché stasera andiamo in Egitto. Ecco, questo non è un carciofo? Sì, però è un carciofo secco, però è simbolo della rosa. Vabbè, hai detto così perché te l'ho detto io prima, se no mi hai domandato cos'era. No, se no sei proprio somigliante. Allora, alla adesso rosa. Appoggiamo i nostri scettri qua. Sì, ma io ho lo scettro... Tu te lo puoi tenere in mano, ecco, perché ti porterà fortuna, no, è come una bacchetta magica. Lo lasciamo qui, che poi se ogni tanto mi serve. Sì. Abbiamo due ospiti amici stasera, da Monte Rosso, una coppia di fidanzati. Sì, una coppia di fidanzati. Loro hanno i microfoni ed è Antonio... Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. E Maria. Ciao. Ciao, buonasera Maria. Una coppia di fidanzati, siete fidanzati da tanto tempo? Di lungo corso. Ah, ecco. Una decina d'anni. Ah, vabbè, giusto l'altro ieri. Hanno benissimo. Superato la crisi del settimo anno. Va bene, l'hanno superata ampiamente. Allora. Allora, Simone, io volevo fare una piccola precisione. Allora, io, come tutti sanno, i telespettatori oramai veterani... Diciamolo ai nostri spettatori. Sì, e come... Come loro tutto sanno, io ogni volta faccio un argomento e ci divertiamo su questo argomento. Se c'è qualcosa di equivoco, qualcuno che interpreta male, noi lo facciamo solo per divertirci in cucina, per scherzare, ridere e cucinare piatti buoni. E ricordiamo che l'argomento principe è il cibo, è la cucina. Sì, l'argomento principe è il cibo. E poi volevo dirvi che io sto tirando fuori dei piatti vegetariani un po' diverse dalle altre. Non le solite zucchine, no, ecco, brava, ho tirato fuori tante tante belle cose e penso che i telespettatori abbiano un'idea del vegetariano. E poi adesso dobbiamo fare dei cibi per rallentare un po' il cibo che abbiamo consumato in questi giorni. Esatto, quindi una un po' specie dietetici anche. Sì. Allora, perché l'Egitto? È perché sono stato sempre affascinato delle piramidi, dell'Egitto, di Cleopatra, che era una tipa strana. Che tu conosci, però. Sì, la conosco, mi ha affidato il suo gatto perché lei era andata in cerca di farfalle, come ti ho detto ieri sera, mi ha lasciato il suo gatto. E quindi il primo piatto è proprio? Le farfalle di Cleopatra. Oh, cara regia, se abbiamo gli ingredienti adesso capiremo perché le farfalle di Cleopatra. Diamo subito gli ingredienti e cominciamo con la preparazione del primo piatto. Le farfalle di Cleopatra, 500 g di farfalle, 80 g di burro, uno scalogno, una bustina di zafferano, 3 cucchiai di pesto di pistacchio fatto da Christophe che ci spiegherà come sì, è fatto. Sì, poi dopo spiegheremo. Olio, 80 g di parmigiano, 150 g di panna da cucina, prezzemolo, sale e acqua quanto basta. Ok, allora iniziamo ad accendere subito il fuoco nella nostra padella e versiamo l'olio nella padella. Benissimo. Volevo salutare Simona, Esther di Vallelonga insieme alla mia amica Maddalena di Vallelonga che ci seguono tutte le sere. E li salutiamo anche noi. Pronto? Pronto? Buonasera con ciao, chi? Ciao Simona. Ciao. Sono Aurelia. Cara Aurelia, ciao Aurelia. Abbassa un pochino il volume del televisore. Ciao, mi ha fatto piacere vederti prima Aurelia. Allora, so Aurelia. Grazie, sono stata contentissima. Anch'io Aurelia, sei Aurelia, una persona speciale. Cara Aurelia, stiamo aggiungendo nella nostra padella. Stiamo aggiungendo il nostro scalogno. Lo scalogno, senti cara Aurelia. Con un Aurelia, po' di prezzemolo. Grazie per essere venuta a trovarci poco fa. Ecco, prezzemolo, diciamo tutto quello che prezzemolo facciamo. Prezzemolo e scalogno messi insieme. Cosa ne pensi di questi piatti, Aurelia? Buonissimi, buonissimi. Ti piace l'Egitto? Tu ci credi che Christophe sì, è amico di Cleopatra, Christophe?
Sì. Ci crede, ci crede, sì. Bravo, grazie Aurelia. Grazie, grazie. Sei molto gentile, Aurelia, grazie. Cara Aurelia, vorrei fare tre saluti, o quattro. Vabbè. Alla mia cugina, la metto a terra, Gisella. Ah, Gisella. Gisella, un saluto a Gisella. E a Maggiana Rossa, alla signora Anna, a Maria Teresa Bianchi, alla signora Claudia. Io ringrazio tanto per il bambinello. Va benissimo. E mi faccio auguri di buon anno. Cara Aurelia, ti facciamo... A tutti gli spettatori. Anche grazie, noi tanti Aurelia. Auguri e seguici. Tanti auguri di buon anno, Aurelia. Sì. E tutta la regia pure. A tutti quanti. Sì, ti salutano tutti. Ti salutano tutti, Aurelia. Allora, grazie. Intanto saliamo, grazie. Saliamo la nostra pasta. Ciao Aurelia, grazie. L'acqua per la pasta. Pronto? Pronto, ciao Claudia. Claudia, buonasera. Buonasera, buonasera, come stiamo? Benissimo Claudia, tu? Già a posto, ti chiamo. Cara Claudia, senti, volevo farti una domanda, intanto che noi abbiamo, cosa abbiamo messo nella pentola, diciamo? Abbiamo messo l'olio, abbiamo messo un po' di scalogno e un po' di prezzemolo. Senti Claudia, tu ci credi che Christoph conosce bene l'Egitto, conosce Cleopatra? Ha portato una prova. Ho portato una prova, Claudia. Questa è la pietra del fiume Nilo. Ecco. Me l'ha regalata la mia amica Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra, ha regalato. Hai visto che bella, è una pietra, eh? Di questa dica allora. Fatela regalare un altro che me la regali tu a me. Me lo immaginavo questa che diceva così. La guarda. Pietra che arriva proprio dal fiume Nilo. Hai visto Nilo. Che bella? È bellissima. Ecco, è proprio l'originale, l'originale, cara Claudia. Ecco, capito, questa è la Claudia, proprio... quando verrò a trovarti te la porterò. Va bene. Oh, va bene. Ti aspetto io e ti aspetto sempre. In primavera verrò, cara Claudia. Cara Claudia, mia. Prova a fare le nostre farfalle di Cleopatra, perché adesso poi Christoph ci racconterà la storia di la Cleopatra. La storia di Cleopatra. Hai visto... Patria. Ma perché mi viene Patria? Intanto hai visto Scusa. Che il nostro Christoph ha fatto anche il pesto, di pistacchio, sì. Lo sai fare tu? No. Si frulla il pistacchio. Sì, come si frulla, sì. No, praticamente si mette intero perché però poi si frulla come il basilico, sì brava, però in questo pesto non ci sono i pinoli, perché sì, sennò sono due cose che vanno a contrasto. Quindi cosa c'è, pesto? C'è uno spicchio, non ci puoi mettere i pinoli. Appunto, no, mentre invece quello delle noci l'abbiamo messo, perché è un coso similare, questo qua, siccome che ha un gusto un po' particolare il pistacchio, un profumo denso, magari i pinoli andavano a coprire... L'odore del forte Quindi del cosa pistacchio. C'è pistacchio. C'è un po' di prezzemolo, un po' di uno spicchio d'aglio, parmigiano abbondante e un bicchiere d'olio, Claudia. E pistacchi, esatto. E pistacchio, sì. Ok, cara Claudia, senti, continua a seguirci, prego, sì. Prego. Allora, salutate Aurelia che mi ha salutato, alle signore di Castroville e di Cosenza, perché non ti dice, se vogliamo dire tutti i nomi... No. Ecco, brava Claudia, quindi le salutiamo tutte quante insieme. Ecco, così. Tanto brava. Loro capiscono chi sono, Claudia. Infatti. Castroville e Cosenza capiscono per forza. Assolutamente sì. Carissima Claudia, allora continua a seguirci, io continuo a dirigere la trasmissione con lo scettro di Cleopatra. Va bene? Scettro di Cleopatra. Mi raccomando, Cleopatra. Cleopatra, guarda che bel carciofo secco. Ma che mi ha dato. Che questa anche, è la mia pacchetta, capito? Dici che abbiamo anche il bouquet di Cleopatra. No, tra poco poi faremo vedere tutto. È un carciofo questo, Claudia? Cioè, ma guardate che fantasia, un carciofo secco messo in una bacchetta. Però tu, tu l'avessi mai fatto questo? No, bravo, vedi, infatti. Ci vuole fantasia. Fantasia. Ci vuole fantasia. È vero, sì, è la verità. Claudia, è la verità. Ma molta, anche tanto tempo, insomma, vero, per avere questa fantasia. È la verità. Infatti, va bene, ciao cara Claudia, grazie mille. Un abbraccio. Ciao. Allora, adesso andiamo a versare... 3 cucchiai di pesto di pistacchio. 1. Ci vedete quando cammino. Pronto? 2. Chi tre. È? Sì, chi è? Ne mettiamo un altro poco perché qua Pronto? Gli assaggiatori Pronto? Hanno un po' parliamo? Di fame. Con chi parliamo?